Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Buon pomeriggio a tutti, amici radioascoltatori, da Antonello De Pierro in questo ennesimo sabato in compagnia con la radio dei VIP. Questa trasmissione ormai tiene compagnia da circa 9 anni. Il prossimo anno festeggiamo 10 anni e già stiamo preparando una grandissima festa per questo decennale, appunto, della trasmissione che sull'etere romano ha visto passare veramente migliaia di ospiti, direi, in questi 10 anni, in questo decennio. Decennio in cui la nostra società è cambiata tantissimo, è successo di tutto veramente, come anche i nostri fonici chiaramente che si sono alternati alla regia, come oggi vado a salutare immediatamente Matteo Di Rocco e Giuseppe Savoca, che come al solito sono lì in colonne indefesse, appunto, e colonne portanti, appunto, di questa trasmissione. Un saluto al nostro editore, il dottor Alessandro Malatesta, che da sempre sostiene questo talk show, ormai che ha parlato veramente di tutto in questi anni, e soprattutto a voi, amici ed ascoltatori, che siete all'ascolto, perché senza di voi non avremo motivo di essere qui. Come tutte le volte dico, il pubblico è la parte principale di ogni forma di spettacolo. Come sanno bene i nostri ospiti di questa puntata, che tra l'altro è dedicata a un personaggio che compianto, che ormai mi sembra che ricorre l'11° anniversario della morte a settembre prossimo. Allora, intanto io non parlo. Ufficialmente, adesso sto per presentare l'ospite, adesso ci arrivo. E sono 12 anni e mezzo, perché è settembre del 1994. Perciò sono 12 anni, perfetto, sì. E comunque niente, praticamente parliamo della compianta, questo secondo la versione ufficiale, chiaramente, perché la persona, il nostro ospite, non è convinto del contrario, perciò convinto però con ampia documentazione in suo possesso, e dalla disamina di questi documenti cercheremo di convincerci anche noi e anche voi, amici radioascoltatori. Bene, stiamo parlando di Mona Pozzi, che prima in vita ma poi dopo la morte, una persona straordinaria che è diventata un mito per quanto riguarda gli addetti ai lavori, ma il pubblico di tutti i gusti, direi, anche non gli amanti proprio del settore in cui Moana lavorava. E perciò io passo subito a presentare i nostri ospiti. Qui alla mia destra lo storico biografo ormai di Mona Pozzi da circa 13 anni, che è alla ricerca, il biografo della verità, della ricerca della verità, appunto, sulla morte presunta, morte accertata di Mona Pozzi, che è Brunetto Fantauzzi, giornalista, collega Brunetto Fantauzzi, direttore di tantissimi giornali e autore di tantissimi libri. Scrittore e giornalista, buongiorno e benvenuto a Radio Roma. Ciao Brunetto. Buongiorno a te, Antonello, e agli spettatori, ai radioascoltatori. Mi permetti subito di precisare. Allora, io vorrei però un attimo presentare l'altro ospite, perché sennò resta lì, dice io me ne vado, già mi ha guardato male, dice presenti lui, non presenti me, poi... È un tema importante, no, anzi, Brunetto. È stato un tuo piccolo errore veniale, ma... essere sentita prima. No, sì, questo tanto soltanto perché ho fatto riferimento. No, più che altro perché si era già sentita la tua. Però, insomma, non è stato proprio un errore, perché ho fatto questo perché sì, è vero, si dà la presenza alle donne, però. Però il tema però in questo caso si era già sentita la tua voce. Vabbè. Tu eri già introdotto nella conversazione, nel discorso, allora non potevo fare a meno di. Se no, potevo far crescere il nostro mistero, praticamente, su chi era l'ospite, soprattutto poi, naturalmente, di conseguenza, su quello che era il mistero generale sulla morte di Moana. Però sicuramente comunque a questo punto sveliamo il mistero, insomma, dell'altro ospite, altrimenti togliamo il velo e facciamo non vedere ma sentire la voce di Loredana Bontempi, che l'altro forse in questo momento io considero in questo momento forse la collega più autorevole, appunto, di Moana. Ti ringrazio, complimento grande.
Complimento grande, ma supportato da elementi concreti che sono lo spessore culturale, lo spessore formativo anche di Moana Pozzi, che in qualche modo si rispecchia in Loredana Bontempi piuttosto che nelle altre colleghe attuali di Moana. Questo è un mio punto di vista, però penso che i nostri ascoltatori concorderanno. La regia mi sembra di sì, mi sembra, no, aveva detto di sì, c'era Matteo, diceva forse di no, però no, Matteo, Moana, sì, no, diceva di sì. Moana è l'unica che io avrei voluto conoscere e purtroppo non ho potuto conoscere. Le altre invece non te ne frega niente conoscere. No, perché l'unica rispetto tutti, però se devo essere sincera, è l'unica che desideravo conoscere, l'unica, purtroppo non... Non è stato possibile. Non è stato possibile. E invece io per fortuna ho avuto... È un fatto generazionale oppure un fatto di possibilità? È successo veramente che mentre io non ero ancora nell'ambito dell'erotismo quando lei comunque è scomparsa. Quindi solo per questo. È per una casualità. E io invece ho avuto la fortuna di conoscerla in un paio di occasioni e... Mi è andata meglio di te a questo punto. Sì. Invece Brunetto l'ha conosciuta tantissimo, Moana, dai primi passi. No, io l'ho conosciuta, allora, cominciamo a dire le cose un po'. Io l'ho conosciuta nel 1981, quando lei muoveva i primi passi nel campo del cinema erotico e soprattutto nel campo dello spettacolo. Cinema già erotico, no, hard? Sì, hard. Sì, perché lei ha iniziato con film di un altro tipo, poi dopo perfetto. È arrivata con la valigia, la famosa valigia da Ovada, dal paese, insomma, sì, in cui è nata, dalle province alessandre. È successa una cosa un po' particolare. Lei era venuta a Bracciano, dove il papà era ingegnere dell'AGIP, cioè di ingegnere dell'AGIP, sì. Ingegnere nucleare, sì. Nucleare, quindi era venuta a Bracciano, da Bracciano a Roma, quindi, e già cominciava a muovere i primi passi nel campo dello spettacolo, quando magari incontrò sul lungo lago di Bracciano Pozzetto, e il direttore di produzione e il regista la notarono e dissero: perché non ti fai vedere, facci avere qualche foto. E lei portò le prime Polaroid, allora si usavano, e da lì cominciò nel campo del cinema. Adesso che c'è una Polaroid adesso, sì, viene considerato proprio antica e pretrello. Allora, invece, e questa è la storia, invece io che nel 1981 ero collaboratore di un quotidiano che era L'Occhio e stavo facendo un'inchiesta sulle attrici del mondo hard, la incontrai in una produzione di via Emanuele Filiberto al primo piano, dove appunto lei muoveva i primi passi proprio nel campo hard e stava preparando con Raniero Di Gioacchino, che è in arte Reinhardt Jonas, un film che si chiamava appunto Valentina ragazza in calore, dove si chiamava Oriana Pozzi lei, no, quel non film. si chiamava in un altro nome, con un nome un po' particolare che comunque non è Oriana Pozzi, e in un altro, dopo se lo ricordo man mano lo dico. E cosa è successo? In quel periodo intervistai altre attrici, una certa Guia Lauri, che era la moglie di un noto avvocato dell'INPS, e la pubblicazione di quell'intervista fece scalpore. Intervistai una certa Maria Ragunno, in arte Marilyn, che poi è sparita, ma negli anni 95 è stata coinvolta in una storia un po' bruttina in quel di Ostia, con personaggi di grosso calibro, addirittura i parenti di un noto premier nazionale, e per una storia di droga e di prostituzione. Poi conobbi appunto anche la stessa Marina Lothar, moglie di ex Marina Fraiese, sì, moglie di Fraiese, il compianto giornalista, e tra questi questa ragazza che ancora non era ingentilita né in modi né in termini né nella sua cultura eccetera, ma che comunque aveva una grande voglia di sfondare, che già si vedeva lì che sia esso il cinema porno oppure il cinema normale, lei per il destino non era già segnato, il copione della sua vita, certo.